Eccoci qua oggi alla bellissima spiaggia di Chiaveri. Chiaveri. Noi ciao a tutti, io sono Stefania e ho rischiato di essere inghiottita dalle abbuffate. Ho reintrodotto il panino con la salama e la bile sottiletta nella mia dieta. E adesso sto bene. Faccio questo video perché spesso mi chiedete come ho fatto a fermare le abbuffate. Bene, io come tutte voi, quando ero giovane, per dimagrire e perdere velocemente dei chili, ho tolto tutti i carboidrati dalla mia dieta. A me questa cosa probabilmente mentalmente ha fatto molto male, perché io ero molto golosa di pane, pasta, pizza, più che i dolci. Per cui, scusate, dopo un anno sono andata dritta come un treno, dopo un anno di dieta restrittiva sono andata dritta come un treno verso la bulimia nervosa. Sto per me, non smetterò mai di dirlo, togliere completamente i carboidrati e restringere le calorie giornaliere ha fatto sì che io li desiderassi in maniera folle ed ero sempre, sempre, sempre nervosa. Mi toccavi, facevo boom, un salto per aria fino al cielo. E così sono andata avanti per tantissimi anni. Non volevo convincermi che stavo sbagliando completamente il mio stile di vita, la mia nutrizione, e il mio umore peggiorava in continuazione, le mie abbuffate si moltiplicavano. Io non potevo fare a meno, come voi, di seguire il guru della dieta, le varie persone che mi davano consigli, che dicevano che per dimagrire dovevo tenere fuori panini, pasta, pizza dalla mia dieta giornaliera. E nel lungo periodo io mi sono accorta che invece è l'esatto contrario. Quando io ho reintrodotto i paninazzi nella mia dieta giornaliera, ho smesso più o meno dall'oggi al domani di abbuffarmi, perché non desideravo più queste cose. E surprise, surprise, non sono ingrassata. Sì, perché lo so, la nostra grande paura, è quella di mettere sul peso. Nel mio caso non è stato così, perché non faccio più abbuffate di carboidrati. Io adesso mangio, ho due panini di questi, uno adesso, uno più tardi. Stamattina ho mangiato dei cornflakes con latte. Stasera camminerò per un'ora in giro per il litorale con il mio fidanzato. Non ho più bisogno, non sento più il bisogno di fare abbuffate di panini e pizza come sentivo tanti anni fa, perché continuavo a mangiare solo insalatine. Perché non provate a farlo? Potrebbe funzionare anche per voi. Il problema è più grande, cioè il mio scoglio, per rimanere in tema di mare, il mio scoglio enorme era che avevo paura che rimettendo pane e pasta che io adoravo, non sono golosa di dolci, però pizza non me la togliere, rimettendola nella dieta sarei ingrassata. E la mia paura è questa ancora adesso, ma io adesso non ho più ansia da carboidrati. Io so che se li mangio il mio stomaco sarà pacificato, non avrò più bisogno. E veramente mangio questi due panini, il cornflakes al mattino, che è sempre carboidrati, e sono a posto. E non ho neanche più paura di tornare ad abbuffarmi. Certo, ci metto del mio anche mentalmente, magari alla sera faccio una camminata, perché comunque, come ho già detto, l'ansia da cibo probabilmente non sparirà mai del tutto, però non sono neanche lontanamente paragonabile alla Stefania bulimica di una volta, quella pazza. Io facevo le pizze surgelate, le compravo come fossero, non so, 3-4 alla volta, me le facevo ogni giorno, perché io le toglievo dalla dieta. E ho notato anche una cosa molto peculiare: ci sono diversi guru in televisione che parlano di diete che eliminano i carboidrati. Ne parlerò in un altro video, ce n'è uno in particolare che è stato anche portato in tribunale dall'ordine dei medici, e poi l'istanza è stata archiviata, ma l'ordine dei medici forse ha delle obiezioni che non sono poi così sbagliate. Eliminare i carboidrati, che secondo questo guru sono infiammatori, sarà pur vero, però nel lungo periodo il tuo cervello si nutre di carboidrati e anche il tuo fisico. Quali sono gli effetti nel lungo periodo di togliere il pane bianco, che madonna di Dio, probabilmente sono devastanti. Io lo so, per quel che mi riguarda ho fatto decadi di bulimia nervosa. E adesso mi viene da ridere, da piangere, perché
l'avessi scoperto prima, scusate se non tanto, non sarei uscita prima. E nessuno delle persone che ho visto, nessuno del cavolo di psichiatri che ho visto, nessuno mi ha detto mai: senti, quel pane lì, rimettiti a mangiare quella pizza, quel pane. Perché se tu fai solo insalatine, poi il resto saranno abbuffate, sobbuffate. E l'ho scoperto da sola, provando, come tutte voi, provando a uscirne, provando, riprovando. E adesso, devo essere sincera, la mia ansia da cibo è molto, molto, molto più bassa. Sono molto più tranquilla. Certo, ho sempre paura di ingrassare, questo lo prenderemo pian pianino. Già tra 10 anni magari la zia vi parlerà da una taglia 44, chi lo sa, perché io non sono fatfobica, anzi, voglio solo stare tranquilla nella mia cazzo di esistenza. Però per favore vi chiedo, qualcuno di voi provi a farlo, provi, perché io so che tanti di voi carboidrati non li possono vedere, o neanche magari la salama o la sottiletta, perché il formaggio, perché... Bene, io vi posso assicurare che adesso sto qua ore, magari non mi muovo neanche. Stasera faccio una camminata e non ingrasso. 2 panini di questi, cornflakes al mattino, e non ho neanche più voglia di buffarmi. Fate un trial, fate una prova e dopo dite alla zia com'è andata. Io adesso mi bevo una bella Coca-Cola, mi rimetto a prendere il sole e spero di sentirvi presto, e mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse: sì, ho riprovato a mangiare carboidrati. E sapete, un effetto figo di finire le abbuffate è che, cavolo, adesso sì, spendo soldi in carboidrati, ma sapete quanto ne spendevo prima? Voi non potete capire quanti soldi ho buttato via. Sì, uno dice: sì, sono malato, è vero, ero estremamente debole, estremamente malata, però col senno di poi mi rompo pure le palle. Adesso li butto via volentieri in pane del cavolo, del supermercato low cost, non me ne frega niente. Però sto bene, il mio cervello sta bene. Non ho... Qualcuno dice: vai, i carboidrati sono infiammatori, oppure non ti danno o ti danno energia, ma dopo ti fanno sentire... Dopo un po' c'è un picco glicemico, poi cale, tu ti senti... Ma non è il mio caso, io non so come... Provate, non è il mio caso. Ci sono un sacco di pregiudizi sui poveri carboidrati che sono diventati il diavolo numero uno. Perfino la tua pelle, se tu assumi carboidrati, c'è l'effetto glicazione, quindi beauty guru adesso dicono l'effetto glicazione sulla pelle. Beh, io ho quasi 50 anni, devo essere sincera che la mia pelle è stata orripilante, piena di tutto, di più, quando continuavo ad abbuffarmi, ok? Avevo la faccia distrutta. Adesso sì, tanti anni ho la disidratazione, però non credo dipenda dai carboidrati in quantità, dal panino. Penso che dipenda da tutto quello che probabilmente, tutti i liquidi che sono usciti prima dal mio corpo. Per favore, provate, mi mandate 1 o 2 commenti o i soliti messaggi privati, che a me piacciono un sacco, io rispondo sempre a tutti. Mangiate un panino, una pizza, e ditemi come vi sentite. Una pranzo, una cena, e ditemi come vi sentite, se non vi sentite meglio. Magari le buffate non le farete più. Vi mando un bacio. Ciao!